Settimana decisiva per la campagna elettorale in vista del voto europeo di domenica. Renzi sfida Grillo sul fisco e invita gli elettori a non votare. Dice i buffoni che scommettono sulla sconfitta dell'Italia. Anche Berlusconi attacca il leader 5 Stelle. Un pazzo sanguinario come Stalin o Pol Pot, dichiara l'ex cavaliere. Ma Grillo replica, io oltre Hitler sono Charlie Chaplin, mentre il guru dei 5 Stelle Casaleggio avverte se vinciamo noi mandiamo subito Napolitano a casa e chiederemo nuove elezioni. Ed è braccio di ferro tra governo e comuni sulla TASI, si tratta di un rinvio dopo l'allarme lanciato dai CAF nel caos per i ritardi delle amministrazioni locali nel fissare le aliquote da applicare. Oggi una decisione attesa nell'incontro fissato tra ANCI e Tesoro. Intanto entro giugno un'intesa sulla sanità tra Ministero e Regioni porterà a una riduzione dei ticket, mentre Graziano Del Rio annuncia che l'accordo con Etihad su Alitalia arriverà entro il prossimo mese. Offensiva dei ribelli paramilitari in Libia. I mezzi blindati hanno raggiunto e assediato il Parlamento di Tripoli e sequestrato alcuni deputati. Le truppe sono guidate dal generale in pensione Haftar, già impegnato nei sanguinosi scontri dei giorni scorsi a Bengasi contro le milizie filoislamiche che hanno provocato un'ottantina di morti. Il governo libico denuncia, si tratta di un colpo di Stato. Cala il sipario sulla Serie A di calcio, la Juventus chiude la stagione dei record raggiungendo i 102 punti in classifica, ma il tecnico Conte gela la festa, il mio futuro in bianconero resta ancora da decidere. Il Parma conquista l'ultimo posto utile per l'Europa League grazie al pareggio del Torino a Firenze, dove Cerci ha fallito un rigore a pochi secondi dalla fine. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Dunque inizia la settimana che porta al voto delle europee e si alzano ulteriormente i toni della campagna elettorale, in particolare la sfida anche appunto di toni polemici sembra quella tra il Presidente del Consiglio Renzi e Beppe Grillo. Votate per chi vi pare, ma non mandate i buffoni in Europa. Il bersaglio è sempre Beppe Grillo, l'avversario da battere il 25 maggio. Il Presidente del Consiglio, ospite in TV, invita a non votare il Movimento 5 Stelle. I grillini, prevede Renzi, stanno facendo meno piazza e meno gente e prenderanno meno voti. C'è una parte delle forze politiche che punta a insultare, non a cambiare l'Italia, scommette sulla sconfitta dell'Italia. Così puntualizza. Il 25 maggio si voterà tra due schieramenti. Da un lato i gufi, che sperano che il PIL vada male, e dall'altra ci siamo noi, che siamo imperfetti, ma siamo dei ragazzi che hanno cercato di fare qualcosa in 80 giorni. E a Casaleggio, che ipotizza un terremoto in caso di loro vittoria, Renzi risponde: ho grande rispetto per Casaleggio, ma queste elezioni servono ad eleggere il Parlamento europeo ed è importantissimo, vorrei parlassimo di questo. Ma Beppe Grillo e il suo movimento sono anche il bersaglio di Silvio Berlusconi, che torna ad attaccare. In Grillo, dice, riscontro tutte le caratteristiche di tutti i più sanguinari protagonisti della storia, da Robespierre a Stalin e Pol Pot. Per l'ex cavaliere, il comico genovese è un pericolo per la democrazia che punta ad instaurare una dittatura. È lo stesso Grillo che lo dice, spiega l'ex premier. Vuole distruggere, fare processi sommari, affidare il governo ai delegati del web. Va preso sul serio, ammonisce il leader di Forza Italia. Dobbiamo averne paura. A 7 giorni dall'apertura dei seggi elettorali, Silvio Berlusconi è più che mai impegnato, annuncia, a spiegare ai cittadini italiani che votano per il Movimento 5 Stelle che non votano per un progetto politico positivo, costruttivo, che non c'è. Bisogna far capire loro, aggiunge l'ex presidente del Consiglio, che votano perché sono disperati, furiosi, inviperiti per la situazione in cui si trovano, che è molto peggiorata da quando ci sono questi tre governi non eletti del popolo, e pensano che l'unico modo per reagire sia votare questo pazzo. Nella domenica di campagna elettorale, l'ex cavaliere, dopo aver ricordato che il suo governo non è stato battuto nelle urne ma da un colpo di Stato, attacca ancora una volta Matteo Renzi. In un'intervista ad un giornale tedesco dice: Renzi finora si è limitato ad annunci di cambiamento, dopo essere arrivato a Palazzo Chigi senza vincere le elezioni. Lo avete sentito, dunque, nel mirino di Renzi e Berlusconi c'è sempre Beppe Grillo, che figuratevi se ha perso l'occasione per replicare. E poi c'è anche la richiesta da parte del Movimento 5 Stelle, perché vediamo come vanno a finire le europee, dicono, però se vinciamo vogliamo un nuovo capo dello Stato e nuove elezioni. Vediamo.
Il Movimento 5 Stelle vincerà e a quel punto si aprirà la strada per il governo. Renzi, una volta arrivato secondo, lascerà la scena politica e così dovrebbe fare anche il Presidente della Repubblica. Alla sua prima intervista televisiva, in mezz'ora, Gian Roberto Casaleggio, fondatore insieme a Grillo della forza più antagonista della scena politica italiana, non usa toni accesi, è pacato e pragmatico. Ma identica è la sostanza del discorso. Finché non abbiamo la maggioranza, dice, non possiamo far cadere il governo in Parlamento, ma confido nella ragionevolezza e nell'intelligenza delle istituzioni. Non si può paralizzare il Paese perché non si vuole il cambiamento. Lo dice lui stesso. Lui è un artista, io un manager. Ci vorrà un minimo di tempo per una struttura autonoma, ma oggi si può parlare di un gruppo di persone che può sostenere il movimento. E prima o poi il movimento farà a meno di me e di Grillo, ha spiegato. Competenza, onestà, trasparenza. Nessuna pacatezza invece da Beppe Grillo, solo ironia, che mette in rete sul blog il testo e il video del discorso all'umanità del grande dittatore di Charlie Chaplin, in cui l'artista inglese denigrava proprio Hitler e il titolo è proprio Oltre Hitler c'è Charlie Chaplin. È il suo modo di rispondere alle accuse di nazismo rivoltegli da Berlusconi, ma anche all'informazione che è parsa prendere sul serio le battute sulla vivisezione di Dudu. Noi non vogliamo vivisezionare Dudu, ma il proprietario è diverso, molto diverso, ha detto Grillo ieri sera a Verona. Quanto a Renzi, dice Grillo, per riempire le piazze deve ricorrere al sistema dello gnocco fritto per tutti. È un anno che fingono di essere simpatici, ma non lo sono e non c'è peggio dell'antipatico che finge di essere simpatico. Questo è il fronte politico, però è una settimana importante anche su il fronte delle inchieste sulle tangenti, presunte tangenti ad Expo 2015. Oggi è previsto l'interrogatorio dell'ex manager Angelo Paris, considerato uno dei registi della cosiddetta cupola che avrebbe gestito le mazzette. Domani a Milano arrivano il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il magistrato Raffaele Cantone. Al magistrato appunto verranno attribuiti i poteri speciali, avrà pieno accesso alle informazioni sugli appalti, ma non, da quello che si è capito, il potere di revoca dei lavori. Intanto apre alla riforma della giustizia il ministro Alfano, dentro dovrebbe esserci anche il falso in bilancio. Ed è braccio di ferro tra governo e ANCI e comuni sulla la TASI, che è l'imposta dei servizi che unisce anche l'IMU. Potrebbe esserci uno slittamento per l'entrata in vigore della TASI, uno slittamento a settembre, da giugno a settembre. Oggi è l'incontro che potrebbe rivelarsi decisivo al Ministero del Tesoro. Un confronto, quello di oggi tra Tesoro e ANCI, prettamente tecnico, ma che potrebbe risultare decisivo ai fini dei destini della TASI, la nuova tassa sui servizi indivisibili, la cui prima rata andrebbe pagata entro il 16 giugno. Il problema è che la stragrande maggioranza dei comuni italiani non ha ancora adottato le delibere per fissare le aliquote sulla base delle quali versarla. Il termine ultimo sarebbe il 23 maggio. E con altre 28 scadenze fiscali in arrivo tra giugno e luglio e l'allarme paralisi lanciato dai CAF, già oberati di lavoro per la compilazione dei 7.30, è tornata a farsi decisamente largo l'ipotesi proroga, esclusa fino a pochi giorni fa dai comuni bisognosi di far cassa, al 16 luglio o al 16 settembre, integrale o valida solo per quelle realtà che ancora non hanno deliberato. Queste le opzioni in campo, una decisione definitiva verrà presa in settimana. In tutti i modi il presidente dell'ANCI, Piero Fassino, è stato molto chiaro, in caso di proroga, per non mettere a rischio i servizi ai cittadini, il governo dovrà anticipare ai sindaci le risorse che arriveranno in ritardo. Sponda Governo ieri, in un'intervista a Sky TG24, in cui tra le altre cose ha anche parlato di Alitalia e delle concrete possibilità di stilare un preaccordo con Etihad entro giugno, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, ha invitato le realtà che non l'hanno ancora fatto a deliberare alla svelta. Ma il governo e, questa volta, le regioni, secondo quanto anticipato oggi dalla stampa, sarebbero ormai pronti a firmare entro giugno un nuovo patto per la salute, un'intesa destinata ad essere recepita in un decreto che dovrebbe portare 10 miliardi di risparmi in 3 anni da reinvestire in ricerca e ammodernamento. Punti fondamentali, tagli degli ospedaletti o delle minicliniche con meno di 60 posti letto, case della salute che garantiranno assistenza H24, stop ai rimborsi facili e riforma del ticket con le esenzioni agganciate non più all'IRPEF, bensì all'ISEE.
In Libia sembra davvero tornato il rischio di una guerra civile. Milizie antigovernative hanno attaccato, hanno assaltato il Parlamento con mezzi blindati. I deputati sono stati costretti a scappare. Il governo parla appunto di colpo di Stato, morti e feriti anche a Bengasi. La Libia piomba di nuovo nel caos. Nel paese sarebbe in corso un tentativo di colpo di Stato sferrato dalle milizie dell'ex generale in pensione Haftar. I ribelli sono entrati a Tripoli con una colonna di carri armati e mezzi blindati. I miliziani hanno attaccato il Parlamento, costringendo i deputati a lasciare l'edificio e sequestrandone una ventina. L'emittente Al Jazeera ha riferito di violenti scontri a fuoco davanti al palazzo. Il governo libico ha annunciato che il bilancio è di 2 morti e di 55 feriti. Secondo quanto riferito da un portavoce del generale ribelle ad un'emittente libica, l'obiettivo dei miliziani sono i deputati islamici accusati di fornire protezione alle milizie integraliste di Bengasi. Haftar ha chiesto addirittura lo scioglimento del Parlamento. Il congresso è il cuore della crisi. Lo Stato supporta gli estremisti islamici, ha detto il portavoce di Haftar, Ale Ghazzi. Sempre in tarda serata è comparso in video su una TV nazionale il generale Farnana, negli anni scorsi a capo dei ribelli contro Gheddafi, nell'ovest del paese è impastato critico verso Haftar. Nel messaggio Farnana ha annunciato al mondo: il paese non può essere un covo di terroristi e i lavori del Parlamento sono sospesi. La città orientale è da sabato teatro di violenti scontri tra le forze di Haftar e le milizie integraliste islamiche. Tra sabato e domenica sarebbero morte almeno 79 persone, 140 i feriti. Il governo di Tripoli, con un comunicato congiunto di governo, Parlamento ed esercito, ha definito l'attacco un vero e proprio colpo di Stato. L'ambasciata italiana a Tripoli si è messa in contatto con i connazionali nella capitale libica per garantire ogni forma di assistenza. Niente reddito di cittadinanza, il salario minimo per chi non ha lavoro, il referendum in Svizzera è stato sonoramente bocciato, hanno stravinto i contrari con quasi l'80% dei voti. Sentiamo perché nel servizio. Il primato del salario minimo più alto del mondo non andrà alla Svizzera, almeno per il momento. Ieri gli elettori rosso-crociati hanno respinto la proposta di portare la retribuzione minima a livello nazionale a 22 franchi, 18 euro l'ora, pari a 3.300 euro al mese. Il referendum è stato bocciato a larga maggioranza, 76,5%, in tutti i cantoni e in questo modo lascia la Svizzera tra i paesi privi di uno stipendio minimo stabilito per legge. Per i sindacati che avevano promosso la consultazione popolare è una chiara sconfitta. Gli imprenditori e il governo invece tirano un sospiro di sollievo perché, ha spiegato il ministro dell'economia elvetico, la vittoria del sì avrebbe comportato una perdita di posti di lavoro nei settori meno qualificati e nelle zone periferiche. Il modello svizzero rimane dunque ancorato allo schema dei salari concordati tra le parti sociali, ma, attaccano i sindacati, uno stipendio inferiore ai 18 euro l'ora è indegno in un paese ricco come la Svizzera, dove il reddito medio è di circa 60.000 euro contro i nostri 20.000, ma dove la vita costa cara, in Ticino il 20% in più che da noi, a Zurigo o Berna o Ginevra, fino al 40% in più rispetto all'Italia. Quella sul salario minimo non è la prima sconfitta referendaria per i sindacati e i partiti di sinistra. 6 mesi fa in Svizzera si era tentato di imporre un tetto agli stipendi dei manager senza riuscirci. Nel 1984 la disuguaglianza tra base e vertice era di 1 a 6, nel 98 di 1 a 13, l'anno scorso di 1 a 43 e tale rimarrà. Meno soddisfatto il governo svizzero per l'esito del referendum che ha bocciato l'acquisto di 22 aerei da combattimento. Del resto la neutralità in Svizzera è un valore difficile da scalfire. Stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza, i carabinieri che indagano sul massacro di Tempio Pausania, marito, moglie e figlio di 12 anni appunto massacrati. Dietro, secondo gli investigatori, potrebbe esserci una storia di usura.
Interrogatori serrati per tutta la notte nella caserma a Tempio Pausania, in Gallura. I carabinieri che indagano sulla strage della famiglia Zena, sterminata 2 giorni fa, hanno sentito per diverse ore 4-5 persone in particolare che negli ultimi giorni avrebbero avuto contatto con i coniugi uccisi. Saranno ora le 3 autopsie che si svolgeranno oggi a Sassari a raccontare gli ultimi istanti di vita della famiglia Zena. Giovanni Maria, 50 anni, sua moglie Giulia, 48, e il figlio, 12enne, Pietro, sono stati strangolati con un filo elettrico. I genitori sono stati anche picchiati selvaggiamente con una spranga. Una strage che ha tutti i colori della vendetta. I carabinieri hanno lavorato un giorno intero per raccogliere tutti gli indizi possibili in quello strano scenario di morte. Nessun segno di scasso a porta e finestre. I corpi ammucchiati nella sala da pranzo. Sangue tutto intorno, ma non abbastanza. Probabilmente, sospettano gli inquirenti, i corpi sono stati spostati e il luogo del delitto ripulito dalle impronte. Scavano nel passato di Giovanni Maria Zena per capire il movente della strage. L'uomo era proprietario di un negozio di calzature per bambini proprio sotto l'abitazione, attività di famiglia da oltre 70 anni, ma forse, sospettano gli inquirenti, solo una copertura per altri traffici. Nel 2008 Zena era stato arrestato per usura insieme a 2 complici, un assicuratore e un imprenditore edile. A Zena avrebbe prestato soldi a strozza a piccoli commercianti della zona in cambio di interessi altissimi, fino al 200%. L'uomo avrebbe costretto chi gli chiedeva un prestito a firmare assegni postdatati che comprendevano la percentuale di guadagno. Nelle intercettazioni che lo hanno incastrato, pressioni psicologiche e minacce alle vittime. E forse proprio una vittima di quel giro di usura ha voluto distruggere la famiglia dell'uomo che aveva spezzato la sua vita. L'unica colpa del ragazzino potrebbe essere stata quella di aver riconosciuto che stava uccidendo i suoi genitori. E adesso lo sport con il calcio, con la festa a scudetto della Juventus che chiude un campionato davvero da record, lo dicono tutti i numeri dei bianconeri. Ieri però è stata anche l'ultima giornata mozzafiato per la qualificazione valida all'ultimo posto di Europa League, la spunta il Parma. Cala il sipario sulla Serie A ed è un sipario bianconero, non poteva essere altrimenti dopo la stagione del 30° scudetto, la stagione dei record di Antonio Conte. I 102 punti ammassati, il cammino perfetto nel fortino dello stadium, 19 partite, 19 vittorie, rendono questo titolo leggendario. La festa è iniziata dentro lo stadio con un Cagliari spettatore nulla più e poi proseguita per le strade di Torino, un carosello già visto negli ultimi 2 anni ma che con il futuro di Antonio Conte ancora incerto rischia di diventare anche l'atto finale di un ciclo esaltante a cui è mancata solo la consacrazione europea. Per vincere oltre confine servono ancora tanti investimenti e la Juve deve tenere d'occhio anche i conti. L'allenatore, che sulla carta ha ancora un anno di contratto, vuole garanzie tecniche e temporali. Mentre le bandiere bianconere sventolavano in piazza, l'altra metà del cielo sopra la Mole è stata invece costretta a ripiegare i vessilli granata. L'ultimo posto disponibile per l'Europa League è sembrato per il Toro un sogno realizzabile, oltre che meritato per quanto fatto nella stagione, fino al 93°. Con il Parma in vantaggio sul Livorno, il Torino avrebbe avuto bisogno di battere la Fiorentina, ma Cerce si è fatto parare il rigore che avrebbe consentito ai granata di tornare in Europa dopo 20 anni. L'illusione svanita degli uomini di Ventura è diventata così la gioia della squadra di Donadoni, che battendo il Livorno ha messo il suggello a una stagione straordinaria in cui i gol di Amaurì, centellinati per i momenti importanti, e il recupero in azzurro di Antonio Cassano sono solo 2 dei valori aggiunti. Se la delusione del Torino non può cancellare quanto di buono fatto da Ventura in questa stagione, l'amarezza del Milan per una cacciata dall'Europa che non avveniva da 15 anni rischia di pesare in modo particolarmente negativo sulla permanenza di Seedorf in rossonero. Le cifre non mentono. Da gennaio il Milan della gestione Seedorf ha totalizzato 35 punti. Meglio sono riusciti a fare soltanto la Juventus con 50 e la Roma con 41. Ma l'esclusione dalle coppe rischia davvero di scrivere la parola fine alla tormentata storia di amore e non amore tra il tecnico olandese ed il Milan. Ed ora lo spettacolo degli internazionali di tennis a Roma. Nel torneo maschile vince una finale combattuta Djokovic contro Nadal. In quello femminile non ce l'ha fatta invece Sara Errani, bloccata nella finale appunto con la Williams, poi ha dovuto rinunciare, ha interrotto dopo un po' dall'inizio anche nel doppio. Comunque brava Sara Errani, vediamo il servizio.
L'ultima scena è triste, un muscolo della coscia sinistra che tira, un fastidio terribile. Il grande sogno di Sara Errani finisce così, con una smorfia di dolore, quando il match aveva smesso di essere un assolo di Serena Williams. Un avvio difficile, 3-0 per l'americana, troppa potenza, troppa forza, servizio micidiale che sfiora i 200 all'ora. Sembra l'annuncio di una disfatta, invece l'inizio della risalita di Sara. Scandita da una costanza micidiale, scortata dall'affetto del pubblico. Il solito coraggio rovescia i diritti rabbiosi a cercare la linea di fondo. Le certezze di Serena vacillano, quelle di Sara aumentano. Arriva il controbreak, 4-3 per la Williams, al servizio la Errani. E lì succede. Sara scuote la testa, chiede l'intervento del medico, la zoppia improvvisa, la fisioterapista, gli spogliatoi, la fasciatura, la decisione di rimanere in campo nonostante tutto. Il resto è una lenta agonia, durata il tempo di vedere la Williams trionfare, 6-3-6-0, il punteggio finale. In primo piano le lacrime di Sara, sullo sfondo il rimpianto inutile di quello che sarebbe potuto essere, acuito anche dalla rabbia di non poter giocare la finale di doppio con Roberta Vinci. Sul fronte uomini a trionfare non è Djokovic, che ha dedicato il successo alla Serbia martoriata dall'alluvione. Il serbo ha battuto Rafa Nadal dopo l'ennesima battaglia durata 2 ore e 19 minuti. Primo set a favore dello spagnolo, poi la grande rimonta del serbo. Secondo set vinto passeggiando per 6-3. Il terzo combattendo, controllando il ritorno di un Nadal mai domo, capace di recuperare da 0-3 a 3 pari. Il finale è uno show magnifico di Djokovic che non sbaglia più nulla, chiudendo il set sul 6-3, vincendo a Roma per la terza volta. Per gli aggiornamenti vi ricordo il sito tgla7.it, prossima edizione del telegiornale 13.30, a seguire il telegiornale delle cronache. Adesso, dopo la pubblicità, ci sono le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona, a seguire il dibattito di Omnibus. Per quanto ci riguarda è tutto, buon proseguimento di giornata.